sotto questo con un saggio ma giuro ragazzi che c'è di sicurare Yakuza 5. Qui c'è cosa? Aspetta, c'è una. Aspetta un attimo, prendo questo un attimo prima. Ok. Allora, senta signorina, mi dica. Ehi, signorina, cosa c'è? Sembra che stai per svenire. Io sto bene. Conosci il barbecue di Mbatsuo? È un ristorante. Vuoi sapere dov'è? No, so dov'è. L'ho guardato online. Quindi cosa, qual è il problema? Perché cammini male? Ok, non voglio rimangiarmi un quella roba lì. Ma quindi sta facendo digiuno apposta. Quindi uno stomaco vuoto è il miglior condimento. E sei un po' pazzo, lo sai. Pensavo che tu avessi problemi. Guarda che faccia, senti, mi sei rimasto malissimo. Mi scusi? Vabbè, andiamo nell'altra sotto, andiamo di qua allora. Aspetta, potresti portarmi da Mazzola un barbecue? Non sono sicura di poter camminare ancora. Va bene, dov'è? A Nakatsuki Street. Ok, ti porterò lì, è vicino. Oh, grazie millissime. Non dimmi che c'è il minigame con la tizia in spalla. Per favore, ah grazie, cioè, mi sembra abbastanza stupido. Ecco, Tom. Mazzola un barbecue. Sì, finalmente posso mangiare il barbecue di Manzo leggendario. Manzo Lamb. È tipo agnello in realtà. Ah no, in realtà è agnello Lamb. Va bene, signorino, posso andare adesso? Ma fermo! Ti offro da mangiare come ringraziamento. No, no, non serve. No, non sono caduto così in basso che mi lascio. Vabbè. Per favore. La gente della tua non stanno sempre chiedendo ai giovani di far vedere un po' più di gratitudine. Vabbè. Back on back, guarda. Fantastico. Il mio nome è Mami Yamashita. Sono una giornalista del cibo. Quindi mangi qua per il tuo lavoro? Oh no! Questo è il mio tempo per, cioè, sono per i fatti miei. Quindi non c'è problema che ti offro il cibo. Ok, quindi sono Saijima. Non perdiamo tempo, Saijima. Il barbecue è buonissimo. Oh, nel nuovo. Madonna, l'agnello della Nuova Zelanda. In realtà non ci mette tanto. Cioè, da Giappone a Nuova Zelanda non è tanto distante. Relativamente parlando, del mappamondo. Tutti quanti dicono che questo posto fa fallire tutti i competitor. Conosci tutto quanto del posto senza aver mangiato. Beh, la reputazione. Vedo che stavi digiunando per tanto tempo. Un giorno non è tanto tempo. Ma le mortacci sua. Saijima, perché non lasci che ordino per entrambi? Ho fatto tutte le ricerche. Vabbè, fai tu. Quindi questo è il famoso barbecue di agnello. Sembra buono. Non trattenerti, mangiamo. Cazzo, se lo sapevano. Adesso mi ricarica la vita. Fa roba buona. Non so neanche di selvaggina. Non è fantastico? È meglio, mille volte meglio degli altri posti. Ok. Potrei mangiare questo per sempre. Ok. Wow, sta ancora mangiando. Incredibile. È così buono. Ehi, hai finito? Devo andare. Anche se sono veramente sorpreso da quanto puoi mangiare. Beh, normale per me. Ok. Ah, sì? Comunque, sai, ma cosa fai per ora? Sono disoccupato? Quello, questo e l'altro. È proprio una svampita forte questa, E te? Sei una giornalista a tempo pieno? Sfortunatamente no. Sono un po' un'attrice come nelle serie TV. Beh, interessante. Ah, non sono una grande star, ma mi piace.
E faccio anche voice acting. Ah? Posso dirti qualcosa? È importante. Cosa c'è? Dai, spara. Credo che ordinerò più barbecue. Ti dispiace? Come? Questa continua a mangiare tutto il giorno. Beh, finché paga lei, guarda, non è un problema, però, cioè, stiamo qui 20 minuti che mangia, basta. È stato fantastico. Non sono mai così contenta quando mangio buon cibo. Stai bene per springing for dinner. Ah, oh, vabbè. Credo sia saltare la cena. Ah, mi sono quasi dimenticata. Cosa? Mi dici la roba migliore che hai mangiato questo cosa intendi? È una cosa che chiedo sempre a quelli che incontro. E così che ho trovato il Mazzo Lamb Barbecue. Domanda. Questa domanda mi ha portato in posti veramente buoni. E continuo ok, ho capito. Vabbè. Beh, sì, in effetti zuppa di cervo, in effetti. Zuppa di cervo. Non l'ho mai avuta. L'ho mangiata in questo villaggio di cacciatori. Mi sono perso in una tormenta e il tizio che mi ha salvato me l'ha dato un po' il miglior pasto della mia vita. Non dimmi, raga, che adesso se torniamo dall'alca e cosa la troviamo lì? Com'era, sa? Lo sento che ha un particolare odore. Ma tutto quello che so è che era buonissimo. Potrebbe essere miso, credo. Ok, non lo bolliscono del tutto. Era bellissimo. Oh, va bene. Ma non vedo l'ora di mangiarlo. Beh, la prossima volta che sono in montagna ti farò. Ti caccerò del cervo. Cioè, deer. Sì, cervo. Sì, più o meno, dai. E sarà il mio ringraziamento per il barbecue. No, troppo tempo. Lo voglio subito. Vuoi dire adesso? Ma abbiamo appena mangiato. Mi posso trovare un po' di spazio? Non c'è tempo da perdere. Grazie molte sane, ma vado in montagna adesso. Ma questa non sta bene comunque. Ma è seria? No, non può essere. Nessuno è un estremo così, no? No, raga, devo andare in montagna. Questa sotto questa non si può. Non si può finire se non andiamo in montagna. Che palle. Ma adesso sono appena sceso. Ma guarda, raga, guarda, santo Dio, guardali tutti e due in tenuta. Vabbè, facciamo un'altra su questa a sto punto. Cioè, dove minchia sono? Perché sono qua? Ma guarda lì, dove cazzo devo andare? Cioè, ma sta mappa ha un grave problema comunque. Io per le strade, tipo, cioè, io per strada fare, cioè io non posso attraversare qua. Posso attraversare solo dove sono le strisce. Devo farmi tutto il po'. Va che casino, va. Io vedo un tizio che ha palesi problemi lì. Guarda lì come cazzo si. Senta, un uomo, lei è vestito in maniera curiosa. E ma un uomo è vestito in maniera bizzarra. Perché questo strambo? È un artista di strada? Scusa signore, non sto facendo performando adesso. Sei sicuro? Il modo in cui sei vestito. Aspetto che mi butti fuori l'acqua da un fiore fra poco. Ho già appena incontrato gli organizzatori del festival. Non ho avuto la chance per cambiarmi. Vabbè, cazzi tuoi. Aspetta, sta fermo un attimo, eh? Sei venuto a vedere il festival della neve, no? Posso avere la tua opinione? Dipende. Su cosa? Il mio nome è Inari. Sono stato invitato a fare un po' di pizzazzo. Come faccio a trovare pizzazzo nel festival? Quindi ho fatto un po' di numeri per il vedere gli organizzatori e non gli hanno piaciuti una sega nulla. Volevano che facessi qualcosa che avesse a che fare con la cosa locale, qualcosa che facesse pandan con il festival. Una performance di strada con un festival con il tema di un festival della neve. Che cavolo, eh? In che senso? Non ho idea. La neve è bianca, forse qualcosa bianco? Zucchero bianco, potrei fare una torta mentre faccio la giocoleria.
Ah, è stupido. E sto per finire tempo. Quindi stai chiedendo a gente a caso per idee? Pensavo che uno che visita avesse una nuova prospettiva nuova del... No, beh, non io. Non sono neanche qui per il Festival della Neve. Ah, pensavo... Mi scuso molto. Yeah. Vabbè, senti. Non sono il tizio che pensa roba per il festival. Ok. Ma se vedi qualcosa qui che ti ispira, torna e vieni a vedere. Non sto cercando di assumerti, per favore, se... Se ti viene un'idea, vorrei sentirla. Sei stato disperato, vabbè. Se trovo qualcosa interessante, ti faccio vedere. Grazie. Dobbiamo guardare i pupazzi di neve? Forse è una buona idea. Fare una palla di neve? Non ha molto senso. Ah, bastava guardare questo gigante, scusami. Non è manco finito questo. E senta, ma fare una cosa di neve gigante? No, non so, io dico, Oh no. Ah, salve. Non ho idea. Sei veramente un artista? Pensavo che un professionista potesse fare, immaginarsi qualcosa. Hai ragione. Dovrei lasciar perdere. Meglio per tutti. Ehi, non così veloce. Dai. Devi provarci un pochino di più. E faccio per te. Beh, ho trovato qualcosa che potrebbe interessarti. Poi che tono di voce ho. Cos'è? Cosa pensi di un pupazzo di neve? Un pupazzo di neve? Sì. Vedi il pupazzo di neve grande lì? Perché non fai delle palle di neve giganti quando, cioè, correndoci sopra? Come fare un pupazzo gigante? Lo adoro! Ok, lo faccio. Usi la mia idea così? Hai mai pensato una delle due? Certo che sì! Pensavo... Ci ho pensato così tanto che ho perso le mie idee buone. Ma la tua è molto migliore comunque. Ok. Non ho incorporato niente. Come puoi essere un esperto a bull rider? Ok, devo fare pratica. Oh, lo so. Farò di più, solo, cioè, farò di più di andare sopra la valla. Farò anche della giocoleria. No, senti qua. Le idee mi sbucano fuori. Ti sbucano fuori. Tutto quello che hai fatto è stare a fare il giocoliere. Non ho dare approccio ai dettagli. Comunque, grazie mille. Sei il mio salvatore. Ok. Diventerò una star. Non sono sicuro di come andrà, ma almeno il tizio è contento. No, io devo... Ma no, io voglio vedere come finisce, però. Ma scusami, ma che cazzo di sotto questa è? Ma fammi vedere come finisce, no? Ma che palle, ragazzi miei. Meglio tornare indietro. No, aspetta. Ah, ma posso tornare al villaggio? Ma allora che palle. Oh, ragazzi, che palle. Cosa facciamo? Perché adesso ci sta la rivelazione lì. Il tizio lì della palla di neve. La rivelazione. Però io voglio vedere questa. Che cazzo fa? Molto bene. Io voglio vedere questa. Ma sul serio, Cioè... Voglio vedere questa. Se è andata sul serio. Sicuramente è andata nella. Sicuramente è andata. Ok, sì, lo so. Aspetta, e tu? Ah, sai, ciao, sai, Gemma. Il tizio che ci serve. Qualcosa non va? Questa ragazza è venuta da qui da Tsukimino. È andata in montagna da sola. Cosa è successo esattamente? Stai dicendo. La zuppa di cervo mi sta chiamando. Oh mio Dio, ho gli occhi insanguinati. Facciamo un po' paura. Non può essere. La tizia del barbecue è venuta qui, sul serio. Ci vai in montagna, forse. Cioè, prova a trovarla. Veramente sto sperando che non sia andata là sopra. Ma nessuno l'ha vista andare per l'altra strada, sono preoccupato. Non so se può renderti, Non, cioè, a rendersi, non finché c'è il cibo. La vado a cercarla, grazie, Saggi, ma... Porca puttana. Ma porca troia. Ma questa è impazzita. Ma questa non sta bene, comunque, Ci abbiamo della carne? Mi sa di no.
Eccola lì. Ma cosa fa? È la tizia del barbecue. Ehi, svegliati. Svegliati. Urf. Sono io. Dai, svegliati. Apri gli occhi. Il ragazzo del barbecue. Yamashita. Mami, Yamashita. Sei venuta veramente qui a cercare carne di cervo? Sei impazzita. Ah, giusto. Il cervo. Dove sono i cervi? Devo prendere un cervo. È ridicolo, non puoi cacciare un cervo senza un'arma. Devi andare via dalla montagna. A meno che tu non voglia morire. Ma voglio il cervo. Te lo prenderò, così puoi mangiarlo quando siamo fuori dalla montagna. Per adesso seguimi. Te lo prometti? Ok. Mamma mia. Mamma mia ragazzi, ma questo qui è fuori di melone. Siamo tornati vivi. Sajima, grazie. Sei stramba. Come fai? Cioè, ritorni così forte, così veloce quando stai per... avete capito, insomma. Non sei vendicato, no? Mai. Non mi serve ancora un po' di tempo. Ok. Guarda, mi piace quanto impegno ci stai mettendo. Ci vale la pena. Ma è vero, non ce l'ho. Non ce l'ho, devo andare a cacciare, mortacci, osta, perché ho venduto tutto, no, furbo che sono. Allora, Okudera, mi devi dare il fucile. Ma tipo subito anche. Okudera, mi dai le armi? Check status. In che senso? Ah, no, ok. Come faccio a partire? Qua? No. Come faccio a partire, mortacci sua? Non posso partire per la montagna? Mi sembra strano. C'è palla. Perché non posso partire per la montagna? Non devo parlare con lui allora. Devo parlare con qualcun altro. Con chi devo parlare? Devo parlare con la signorina qui. Ok. Vabbè. Devo parlare con... Ma con chi cazzo devo parlare? Adesso devo vedere. No! No, ho fatto partire sotto questo sbaglio! Praticamente ci stava questo tizio che ha detto: no, madre, io me ne vado da questo posto di merda, vado in città. Ecco, è stata quella la trama. Però devo capire bene come si fa a partire la caccia. Perché Okudera non mi parla. Ah, mi sa che devo. Sapete cosa? Dobbiamo guardare il tizio, mi sa. Dobbiamo guardare il tizio in giacca rossa all'entrata. Perché sennò non ci fa fare niente. Vabbè, tanto ammazzare un cervo, cosa vuoi che ci voglia? Devo solo trovare un modo per andare nella montagna. Tu, c'è tu il problema, cosa vuoi? Mi guarda male. Cosa fa questo? Cosa fa? Oddio mio. Qui sei l'altro straniero in città. Perché te lo fai dire? Guardati lo specchio. Quindi, stai cercando questo orso? Andiamo, Roshi. Lo sapevo che tu lo sapevi. Sei qui per lui, dopo tutto. Che siamo rivali. Siamo Narumi. Meglio che mi ricordi la tua faccia. Ok. E tu sei? Io sono Sajima. E non lo vedrai da nessuna parte, sono fortunato. No. Sei un uomo divertente, Sajima. Ehi, forse ti vedrò in montagna, sì? Prendi la tua arma più grande. Ok. Quel tizio sembra voler andare in montagna, meglio che lo dico a Okudera. Ok, ma allora... mamma mia, ma spero che mi faccia fare un giro a caso. Cioè, no, senza... C'è tutto sto casino per la zuppa di cervo per questa qui. Ma guardate che bordello. Palla, cosa c'è Sajima? Cerca per Narumi. Ok, Sakurai mi ha appena detto di un straniero che è andato in montagna. E Narumi deve essere andato verso Namoroshi. Anche lui? Cosa? Lo ignori? Tornerà. Non con la sua preda, ma almeno con la sua vita. E ringrazierà il cielo.
Spero, speriamo. Però il tizio non conosce niente della montagna. Si perde. È sua fottuta, colpa sua. Beh, credo che sia brutto per il villaggio. Beh, quindi vado a cercarlo. Se lo pensi veramente. Ok. Mamma mia, che dusmarenghi. Non ho cibo, mortacci vostra. Non ho cibo. Non posso usare il medikit. No, non posso. Siamo senza cibo. Sì, vabbè, sti cazzi. Sì, go to the mountain. Mortacci vostra. Io devo ammazzare un cervo. Uno a caso, possibile. Dobbiamo trovare il tizio e prendere un cervo. Mamma mia, che casino. Che cazzo? Cosa ho sparato? Un mortaio della seconda. Cos'è? È stato un allumi. Meglio andare. Meglio andare. Oh, ecco i cervi. Ecco i cervi. Piano, No. Piano, piano. Dobbiamo prendere il cervo qua. Ah, c'ho l'overunder. Non c'ho il side by side. C'ho l'overunder. L'ho preso, ma non l'ho ucciso, vabbè. Mi ha dato la doppietta over-under. Non il side by side, ma perché? Vabbè. Prendi questo. Prendi. Vai, metti in pugni le mani così. Ok. Metti la trappola. Sì. Mamma mia. Ok, però questa cosa è carina ma macchinosa in maniera proprio galattica, devo dirlo, eh. Ok. Aspetta, questo c'è già. Oh. Non fare roll. Sì, prendi tutto così, vendiamo tutto quanto. Mamma mia. Preghiamo la statua qua. Si può pregare. C'è una statua a Gizo. Dovrei pregare? Mi sento un po' meglio, forse. Vabbè, dove dobbiamo andare, scusa? Mamma mia, di sopra, ok. Possiamo riparare questa qua? Sì, ripara. No, merda, merda, non credo. Che cazzo? Ah, vabbè, ma sono gente a caso, non è un problema. Una volpe! Vieni qui! Vieni qui, volpe! Guarda, porca troia! Guardala! Che scappa via! È scomparsa nel. Vabbè, è scomparsa nel nulla! Vabbè. Ah, c'è un orme qua! Arrivo! Non so dove dire, mi do qualcosa! Ha fatto scoppiare i massi! Mamma mia, questo è scemo! Vabbè, scusa, ma c'è. Ma usi la dinamite per cacciare? Perché gli americani usano la dinamite per pescare? Ti sparo! Ti sparo, Che cazzo stai facendo, uomo? Beh, sono il tizio che la faccia non verrà vista da nessuno. Sei sicuro che dovrebbe usare la dinamite nella montagna di qualcun altro? Qual è il problema? Mi farò fuori il loro gigante pericoloso orso. Dovrebbe essere. Non sono mai stato d'accordo. E per un dilettante sei abbastanza fiducioso di questo Yamaroshi. Eh? Vabbè, ma questi sono giochi di parole. Perché sei vuoi ammazzare Yamaroshi comunque? Per i soldi e la fama, ovviamente. Vuol dire, c'è anche il bello della caccia. Il bello? Sì! Inseguire la tua preda. Outsmarti, va bene, sì. Ammazzare un hobby divertente da te? Perché mi guardi così? Sono animali. Non è che sto ammazzando gente. Comunque, non stai facendo la stessa cosa? Buona fortuna, cerca di battermi. Che schifoso. No, meglio che. Meglio dire o godere quello che succede in montagna. Meglio, sì. Oh, tutto sto casino per fare. Una zuppa di merda. Ok, cosa faremo? Cosa facciamo, Udera? Non lo so. Meglio controllare la situazione e averci a che fare quando ci sta tempo. Sai, quello che ho sentito?
La caccia è uno sterminio solo da una parte, cioè, a senso unico. Dai, non è una descrizione inaccurata. Vorrei che fosse più giusto. Ma cosa vuol dire, Sage? Ma quello non vuol dire, cioè, non si applica ai morossi. Potrebbe uccidere un uomo facilmente come noi uccidiamo la selvaggina. Quindi sarà. Lui è un combattimento giusto, quindi. Basta parlare. Vado a dormire. Piace come ragioni. Va fuori dai coglioni. Signorina, la sua cosa di come si chiama? Sì. Mi ha dato Expo pure. Ok. È andato a dormire su. Sì, è andato a dormire su serio, va bene. Signorina, ho la carne! Ce l'ho! Ah, devo mettermi nell'inventario, aspetta un attimo, eh. Oh, fa, sì! Ok, andiamo nella capanna, te ne cucinerò. Oh, grazie, Sagi, ma... Mamma mia, questa, santo Dio, guarda! Sagi, ma... Ti incazzo con nero! Quindi questa è la zuppa. È deliziosa! È differente da qualsiasi cosa che io abbia mai mangiato. Non c'è dubbio. Sai, ragazzina, è delizioso quando non stai spartendo la fame. Ne valeva la pena. Sono così carini. Ma credo che adesso li vedrò in una luce differente. Una ragazzina, una signorina che che diventa affamata che appena vede il cervo. Ma sì, sono io. Ma basta essere così precipitoso, ok? Ci ha fatto uno squat rapido. Basta andare in mezzo alla neve. Come non sai. Scusate, con il cibo posso magari controllarmi. Grazie a te, sono tornata sana e salva. C'ho la zuppa e sto Arrivato. bene. Ragazzi, 37 minuti per ste robe. Yes! Ragazzi, io direi che per questo appuntamento di Yakuza 5 abbiamo concluso. Mortacci Ostra, che casino per niente. Se vi è piaciuto, vi piace, commentate, ci vediamo al prossimo video.